Ciao amici, come state? Tutto a posto? Qui Draconius che vi parla della sua cucina che ho appena finito di pulire. Oggi è una giornata molto calda, però in questa giornata molto calda mi è arrivata una bella novità. La scatola di D'Agostini e sì, dei miei modellini preferiti su Star Wars. E adesso faremo un unboxing per voi, con me che l'apro. Quindi andiamoci sotto e apriamo questa scatola e vediamo nel contenuto. Che io purtroppo, che io non posso sapere che ci sta dentro perché ci sta... Ci sta il, perché, ci, perché sul sito non fanno più vedere quello che mettono nella scatola. Però io voglio, non vedo l'ora di aprirla e l'apriamo insieme a voi. Allora rimanete con me. Eccoci qua. E questa è la scatola. Prendiamo un coltello e apriamo. Allora, c'è la solita fattura che comunque conosciamo bene, non c'è niente che comunque conosciamo bene, non c'è niente di nuovo qui. No? Niente di nuovo se già sappiamo. Ok, allora vediamo per prima cosa che cosa abbiamo qui. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Aspettate, eh. Aspettate, ecco qui. Questo è un sembra una specie di sciatto, tie sciatto o qualcosa del genere. Vediamo un po' di aprirlo. Eccolo qua. Eccolo qui. Sembra un tie shuttle o qualcosa del genere, non l'ho mai visto. È tutto nuovo questo qui per me, no? Non mi ricordo di averlo visto nei film di Guerre Stellari. Questo è un... Ah, eccolo qua, è uno shuttle d'attacco al Marauder. Eccolo qua. Niente male, eh? Poi che altro abbiamo? E questo cos'è? Mamma mia, che è grosso! È bello grosso! Questo lo buttiamo, dopo lo buttiamo. Non vedo l'ora di metterli nella collezione, signori e signore. Questo mi sembra uno dei droidi da guerra della federale dei separatisti. Vediamo un po' com'è. Allora, questo è un tricaccia droide. Lo dicevo, io l'avevo visto nei film che questo è roba dei separatisti. Sì, è roba dei separatisti questa, che è un tridroide. Vediamo un po'. Eccolo qua. Guardate com'è grosso, è enorme. Bellissima proprio, l'adoro. Mi viene da chiedere cosa sia questa cosa all'interno, questa qui. Bello comunque, molto bello. Vediamo un po'. E questo, boh, mi sembra
come si chiama? Uno di quei sgusci delle corse di sgusci, mi sembra però, eh. Sì, è uno di quei sgusci, mi sembra. Questo è un... Lo speed licor... No, non è uno sguscio. È uno speed licor Cobb Vance, che sinceramente non so chi è. Deve essere un personaggio di quella saga della saga di Guerre Stellari che ancora non conosco. No, aspetta, non va. Ecco qui. Eccolo qua. Spider di Cobb Sant. È bello, mamma mia, lo adoro. Va bene. E naturalmente ci sono i fascicoli. Droide 3, 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
lo Shuttle Marauder, deve essere uno shuttle tipo Titanium più aggiornato. E il Convance Speeder. Ok, amici. Aspettate un attimo che adesso li metto nella collezione. Allora, amici, siccome i modellini come si chiama? Dei separatisti sono diventati di più e sono anche abbastanza grandi, io allora li ho messi tutti quanti come si chiama? Aspetta, su una passerella, o poi passerella, che brutto, comunque, su una mensola, ecco, su una mensola, solo tutta per loro. Ecco qui il tridroide con tutti gli altri droni non droni, con tutti gli droidi della droide armata. Qui ci stanno tutte le navi indipendenti, ovviamente, come questo il Sandcrawler, e qui ci sta tutti gli speeder, compreso quello di Cobb Vanth che ho appena preso. Intanto qui, come potete vedere, ci sta lo shuttle d'attacco Marauder e tutti gli altri vari mezzi del primo ordine. Quindi lì abbiamo messo la Repubblica, la Resistenza, un po' di navi indipendenti della Repubblica, la mia collezione di navi imperiali, dell'era imperiale, e per il momento basta. Ok, amici, vi ringrazio della vostra attenzione, alla prossima. Con Draconius abbiamo fatto l'unboxing di una box che è arrivato abbastanza in ritardo, tanto perché adesso siamo al 21 agosto e doveva arrivare già un bel pezzo, ma comunque almeno è arrivata ed è molto bella. Ok, amici, ciao a tutti, ciao!